Buongiorno ai videoascoltatori del canale YouTube d'Italia Medievale. Oggi abbiamo il piacere, il grande piacere di presentare un interessantissimo saggio appena pubblicato da Giulia Einaudi dal titolo Europa Romanza, sette storie linguistiche di Lorenzo Tomasin. Sono 238 pagine per 25 euro e io, come mia abitudine, non rubo altro tempo al nostro importante ospite e gli cedo subito la parola perché ci parli di questo davvero interessante saggio. A lei, professore, prego. Grazie, sono io che ringrazio lei e chi avrà la gentilezza, la pazienza di ascoltarci. Parto dall'idea che mi rivolgo idealmente soprattutto ad appassionati del Medioevo, della storia medievale, e quindi beh, non è difficile in questo caso, visto che quasi tutto il libro di cui stiamo parlando porta su argomenti, su temi, su storie, su personaggi del Medioevo. Ma è un libro in realtà che staziona prevalentemente sull'autunno del Medioevo, sulla fase finale del Medioevo, ma cercherò di mettere in particolare evidenza e in particolare rilievo appunto temi e motivi che suppongo possano interessare di più un pubblico di medievisti. Allora, comincerò spiegando un po' come è architettato questo libro. C'è un'architettura, una costruzione che non è lasciata al caso e che vuole essere, insomma, parte integrante del messaggio e della tesi centrale di questo libro. Questo libro si costruisce intorno a, come dice il sottotitolo, sette storie linguistiche, cioè appunto a sette, in realtà concretamente a sette documenti d'archivio. Nel senso che ciascun capitolo parte con proprio l'esposizione, anzi l'edizione, possiamo dire in alcuni casi, di brevi testi d'archivio, appunto conservati per lo più in archivio o in biblioteca in qualche caso, ma insomma, concettualmente in archivio, testi che riguardano, nel senso che sono scritti da o parlano di personaggi che normalmente sono del tutto sconosciuti. O quasi completamente sconosciuti, perché non sono né grandi personaggi pubblici, né ovviamente scrittori o uomini di cultura. C'è un'eccezione in realtà, nel senso che il protagonista dell'ultimo capitolo è un personaggio piuttosto famoso invece, ma di questo non parliamo, anche perché l'ultimo capitolo non è ambientato nel Medioevo, è un piccolo salto in avanti, un fuori programma in cui si esce dai confini del Medioevo, si slitta un po' più avanti. Ma per il resto, appunto, questi personaggi hanno appunto i caratteri comuni di essere prevalentemente appunto dei semisconosciuti o degli sconosciuti, che tuttavia si prestano, dal mio punto di vista, a fare da accompagnatori del lettore in situazioni linguistiche peculiari. Peculiari perché particolarmente interessanti, non perché particolarmente rare o strane, nel senso che, ecco, uno delle prime degli elementi più importanti che ho cercato di mettere in rilievo con questo libro è che vivere a cavallo di due o più lingue, vivere in situazioni di convivenza, di compresenza di più lingue, è stato certamente, e forse parte ancora oggi è, ma è stato durante la fase durante il Medioevo, durante soprattutto l'ultima parte del Medioevo, una circostanza del tutto normale, tanto normale da coinvolgere quotidianamente persone comunissime in ogni parte d'Europa. Ecco, sì, mi rivolgo soprattutto all'Europa e anzi a quello che ho chiamato altrove, non qui, un subcontinente, il subcontinente romanzo dell'Europa. Cioè la Romania, quella regione che non è una regione politica né insomma, classificabile in altri modi se non appunto secondo criteri linguistici, che non coincide con nessuna delle grandi entità geografiche che abbiamo in mente quando parliamo dell'Europa, non è la Francia, non è l'Italia, non è la Spagna, è una regione
che interseca queste realtà e che appunto nell'epoca di cui mi occupo è ricca di questi episodi di plurilinguismo. Di plurilinguismo o multilinguismo? I linguisti, lo dico perché immagino che il pubblico sia costituito soprattutto da appassionati di storia, forse un po' meno di linguistica, i linguisti distinguono abitualmente il concetto di plurilinguismo, che è quello che riguarda gli individui, un individuo plurilingue è un individuo che ha più lingue nella propria panoplia linguistica. In alcuni casi, anzi, il plurilinguismo classico è quello di chi cresce e di chi non semplicemente impara per passione personale o perché è un appassionato dei corsi di lingua, ma cresce in ambiente, in contesto in cui ci sono più lingue e quindi cresce con più lingue dentro di sé. Il multilinguismo invece è di solito si usa questo termine di solito con riferimento a fenomeni sociali, cioè a corpi sociali nei quali convivono tipicamente più comunità aventi ciascuna una lingua diversa, che naturalmente hanno delle zone di contatto, di sovrapposizione, hanno quasi inevitabilmente degli individui plurilingui che fanno da ponte tra queste comunità, ma è un fenomeno sociale. Il multilinguismo che riguarda la presenza di comunità alloglotte all'interno di un contesto. Bene, multilinguismo e plurilinguismo sono entrambi presenti in questo libro e si riflettono entrambi nelle storie raccontate da questi o a proposito di questi personaggi. Le storie raccontate sono ancora una volta, al pari delle persone che le riguardano, storie pressoché sconosciute e devo ammetterlo, di scarsissima importanza storica, nel senso che sono micro storie, e qui invece uso un termine che è abbastanza familiare, credo, agli appassionati di storia, sono vicende che riguardano, per esempio, il commercio, vicende che riguardano la gestione di patrimoni familiari, che riguardano, in molti casi, appunto, il commercio, i traffici all'interno dell'Europa o nel Mediterraneo. In quell'epoca, oppure appunto vicende, ci sono testamenti, ci sono lettere, ci sono verbali che riguardano sì, fatti politicamente rilevanti, ma sempre in un orizzonte piuttosto ridotto. L'episodio in particolare, l'episodio politico a cui mi riferisco in questo momento, è quello che ho tratto da un documento dell'Archivio di Stato di Friburgo in Svizzera. Una città che, come molti sapranno, è sempre stata ed è ancora oggi città bilingue, luogo di incontro e di convivenza tra francofoni e germanofoni, e quindi concretamente nella documentazione luogo di mescidanza continua e in alcuni casi veramente, come dire, mirabile, mescolanza proprio ravvicinata tra francese, tedesco e naturalmente latino. Inteso come quella lingua che durante l'epoca di cui ci occupiamo costituiva sempre e comunque e ovunque, dentro e fuori dalla Romagna, cioè dai paesi di lingua romanza, costituiva la cerniera, l'elemento unificante, l'elemento comune, soprattutto nel campo della scrittura e delle operazioni che richiedevano appunto un minimo di cultura. Il latino aveva certamente questo ruolo. Quindi quando parlo, questo forse è interessante da osservare per un pubblico appunto di non linguisti, quando parlo di plurilinguismo, di multilinguismo, di realtà nelle quali convivevano, non ho ancora detto quali lingue, ma insomma convivevano più lingue, ecco, non mi riferisco in particolare a quello che appunto qualcuno forse avrà già immaginato, ma è un caso un po' diverso, cioè il caso del latino. Il latino non lo farei entrare semplicemente nel computo del plurilinguismo medievale, perché il latino, a differenza delle altre lingue di cui si parla in questo libro e delle varie lingue romanze, come potevano essere i vari volgari locali d'Italia, il francese in Francia, il provenzale in Provenza, il catalano in Catalogna e così via, il latino non era la lingua nativa di nessuno, così come oggi, ma già nel Medioevo, nel basso Medioevo perlomeno, non era una lingua
una lingua appunto volgare, non era una lingua materna per nessuno, era una lingua che tutti, individui di lingua romanza o non romanza, perché in Germania, nei paesi di lingua tedesca, valeva lo stesso principio, che tutti coloro che accedevano alla cultura scritta o quasi imparavano a tavolino, imparavano scolasticamente, d'accordo? Quindi il latino in questo era una lingua comune a tutti perché era di tutti, non essendo propriamente di nessuno, d'accordo? Ecco, e in questo senso aveva uno statuto piuttosto diverso da quello che invece, dai fenomeni che invece si osservano in questo libro, quelli per cui una donna provenzale che di origine provenzale, di famiglia provenzale, che vive a Venezia tra la fine del 200 e i primi del 300, conserva nella propria scrittura, e in questo caso sto scegliendo un esempio non a caso, la prima delle storie che racconto, che è particolarmente interessante anche perché c'è una donna che scrive, cosa che appunto nell'epoca di cui parliamo non è proprio un caso frequentissimo, non è un caso unico, ma è un caso raro, ecco. È ancora più raro che questa donna abbia dentro di sé almeno due lingue, il veneziano, il volgare locale della città in cui è probabilmente nata e certamente cresciuta lungo quasi tutto l'arco della sua vita, e la lingua con cui abitualmente conversa e comunica con il prossimo a Venezia tra fine del 200 e prima del 300, ma anche provenzale, una lingua che certamente questa donna, che si chiamava Guglielma, conosceva. E che probabilmente aveva usato correntemente durante l'infanzia con i membri più anziani delle generazioni precedenti della sua famiglia, che ancora lo parlavano, lo ricordavano, lo conservavano, perché appunto la sua famiglia era di origine provenzale. Era di origine provenzale e di questo abbiamo la certezza, non solo perché gli storici, gli archivisti hanno ricostruito dettagliatamente la vita di questa donna, grazie ai molti documenti che la riguardano, conservati sia all'Archivio di Stato di Venezia, ma anche perché appunto nella lingua di questa donna ci sono elementi evidenti, tracce evidenti della sua provenzalità, diciamo così. Bene, che il miscuglio, la mescolanza di lingue non sia un caso eccezionale nel Medioevo europeo, romanzo, italiano in particolare, lo sappiamo perché siamo tutti lettori di Dante, per esempio, poi quest'anno lo rileggiamo tutti in continuazione, essendo nell'anno dantesco, e sappiamo tutti, per esempio, che anche Dante, nella Commedia, scrive alcune terzine in provenzale, mettendole in bocca a un poeta, per l'appunto provenzale, testimoniando di una disponibilità della letteratura. Dei poeti di quell'epoca a mescolare tra loro, a inserire elementi in altre lingue dentro le loro opere. Tutti conoscono casi eclatanti come quelli della letteratura cosiddetta franco-veneta, cioè di quella letteratura sviluppata, o franco-italiana, meglio, oggi si preferisce chiamarla franco-italiana, sviluppatasi soprattutto nell'Italia settentrionale, appunto, che prodotta da autori italiani, diciamo, linguisticamente italo-romanzi, che però volevano scrivere in francese o comunque puntavano a un certo francese come lingua del prestigio letterario, di fatto producevano un francese misto di elementi, molto caratteristicamente misto di elementi italiani. Ma tutti questi episodi, ne ho citati un paio tra i più famosi, sono episodi della letteratura. Cioè sono episodi legati a un mondo nel quale la scrittura letteraria, era non solo prodotta, a un livello di cultura, di coscienza e di studiata artificiosità. Dante sapeva perfettamente, cioè aveva un perfetto controllo del mezzo quando sceglie di interrompere il toscano per passare al provenzale, facendo parlare Nathaniel, ovviamente, no? E inoltre il testo di Dante è un testo, come quello anche dei più oscuri poeti franco-italiani, è un testo pensato per la ripetizione, la tradizione, per essere tramandato, letto o declamato, ma comunque insomma per avere un pubblico e una sopravvivenza. Invece i testi di cui mi sono occupato in questo libro, è un tipo di testo a cui corro dietro da molti anni per varie ragioni e che insomma un po' alla volta mi hanno dato molto da riflettere sul loro statuto. Sono testi
che non prevedono una circolazione particolarmente ampia, non prevedono un vero e proprio pubblico. Certo, uno quando scrive un testamento suppone che qualcun altro lo legga, questo è ovvio, ma insomma, altra cosa è la diffusione di un documento pratico. È l'orizzonte di vita in qualche modo di un documento pratico o una lettera commerciale come quella di un mercante ebreo vissuto tra la fine del 3 e i primi del 400, siamo un secolo più tardi rispetto ai casi di Guglielma, in cui mi sono imbattuto all'Archivio di Stato di Prato, in quel meraviglioso fondo dell'Archivio Datini di Prato che non cessa di regalare sorprese a chi lo esplora. Le lettere in cui si parla di traffici di merci sono evidentemente testi di un orizzonte ben più ristretto in apparenza e forse in un certo senso meno interessanti, ma non per me, rispetto alle grandi opere della letteratura. In effetti sappiamo molto poco, sappiamo secondo me troppo poco, di quello che plurilinguismo e mistilinguismo, un'altra parola che non ho spiegato, ma penso sia chiara, cioè mescolanza, uso simultaneo di più lingue. Sappiamo molto poco di come questi fenomeni si articolavano fuori dalla letteratura, cioè nella vita vera di tutti i giorni, delle persone che non avevano particolari ambizioni letterarie, ma che dal punto di vista della storia della lingua, della storia sociale, della storia culturale dell'Europa sono di importanza capitale. Perché naturalmente nessuno vuole negare l'importanza e la portata che le grandi opere della letteratura hanno avuto sulla costruzione della coscienza comune europea, della nostra coscienza linguistica, certamente, ma di fatto giorno dopo giorno questa coscienza si è costruita nella vita concreta, nei traffici, nelle vicende di famiglia, nei matrimoni, nelle morti, nei rapporti interpersonali. E gli unici canali d'accesso che abbiamo a questo genere a questo ambito di storia umana sono appunto documenti come quelli che ho cercato di mettere in valore. Molto spesso nei trattati, nei saggi, anche di storia della lingua, anche quelli scritti da linguisti, si legge che, per esempio, a Venezia, torno di nuovo a Venezia, vabbè, lo dico una volta per tutte, sono veneziano e lo confesso, e quindi ho una particolare, non solo attenzione per le vicende della storia veneziana, ma anche una particolare, come dire, consuetudine con le carte di un archivio, quello, l'archivio di Stato di Venezia, che citavo quello di Prato poco fa, ma il confronto è ancora più mirabile e colmo di tesori ancora in larga parte inesplorati, perché è talmente grande e complesso da dare sempre qualche cosa di nuovo a tutti quelli che gli si avvicinano. Bene, dicevo, tutti dicono che a Venezia giravano tante lingue, certo, giravano tante persone, vivevano, convivevano comunità linguisticamente eterogenee, dai tedeschi, che inseguo in uno dei paragrafi di questo libro, agli slavi, dai provenzali, appunto, l'abbiamo visto con Guglielma, agli italiani di altra origine, non veneziani, non settentrionali. Bene, questo lo sappiamo da varie fonti. Ma quello che ancora abbiamo fatto, secondo me, poco o troppo poco, è andare perché non sono molti i luoghi in cui si possono fare, fondamentalmente bisogna andare in archivio, cosa che non tutti hanno la pazienza di fare, per appunto cercare di arrivare direttamente alle testimonianze più vicine possibili di questa mescolanza e di questa varietà linguistica. Dicevo, il motivo per cui monto queste sette storie, le scelgo senza la pretesa di essere esaustivo, perché naturalmente avrei potuto esplorare molti altri luoghi, molti altri ambiti, ma ho ritenuto che queste sette storie potessero essere esemplari di un fenomeno ben più generale, cioè quello, l'ho già accennato poco fa, ma torno a ripeterlo perché è un'idea che mi sta particolarmente a cuore, quello per cui plurilinguismo e mistilinguismo, con presenza
di lingue diverse, questi caratteri sono veramente fondanti e cruciali per la costruzione della coscienza comune, se volete chiamarla identità, il termine è diventato un po' difficile da usare, ma per capirci, europea. Cioè che l'Europa abbia in questo dialogo continuo e in alcuni casi non solo a distanza, ma proprio molto ravvicinato, tanto da produrre testi misti. Poco fa alludevo a quel testo friburghese che, come molti altri testi friburghesi, è veramente un guazzabuglio in cui una riga è scritta in latino, una frase è scritta in tedesco, quella dopo è scritta in francese. E tutto si tiene insieme. Ecco, in questa compenetrazione, sta, secondo me, uno dei caratteri più importanti della storia europea, e a questa compenetrazione, c'è una disciplina in particolare che risponde e che sa, metterla in valore, meglio di, molte altre, che è la filologia romanza. La filologia romanza, quando si nomina questa disciplina, molti, per averla studiata all'università o per averla, insomma, sentita nominare, pensano naturalmente di nuovo alle sue applicazioni tipicamente letterarie, allo studio di alcuni grandi momenti della storia letteraria europea, per esempio la poesia dei provenzali, tipico dominio di lavoro dei filologi romanzi, che sono naturalmente importantissimi, che hanno in comune con quello che stiamo raccontando l'essere luoghi di incontro e di sovrapposizione tra culture e lingue del Medioevo europeo, ma che non esauriscono appunto il potenziale di una disciplina che naturalmente si spinge verso i confini, le zone di incontro, di frizione, di sovrapposizione, di mescolanza, perché richiede per suo statuto, beh, intanto richiede la disponibilità appunto a viaggiare tra più lingue diverse. D'accordo? E poi ha una grande attenzione, stavo per dire una grande fiducia, nella progenie del latino. Cioè nell'osservazione di quel fenomeno che solo in Europa si osserva con tanta chiarezza, non esiste altro contesto culturale al mondo in cui un fenomeno simile sia osservabile con tanta evidenza. Il fenomeno, dicevo, per cui una singola lingua che antica, che conosciamo molto bene, il latino lo conosciamo. Insomma, quasi come una lingua viva, insomma, lo conosciamo molto dettagliatamente grazie a una quantità enorme di documenti, molto, va molto varia, che ce ne dà un'idea molto chiara. Ecco, questa lingua di cui conosciamo perfettamente i contorni ha dato unica e sostanzialmente poco differenziata anche nelle sue varietà locali antiche. Non siamo riusciti a dare un'articolazione regionale particolarmente convincente al latino dei latini, degli antichi. Questa lingua unica ha dato luogo, tra la fine dell'impero romano e lungo tutto l'arco del Medioevo, a una varietà enorme di altre lingue, che sono chiaramente la stessa lingua, perché i dialetti italiani, quelli dell'Ibero-Romagna, dello spagnolo, del portoghese, il francese con tutte le sue varietà, eccetera, eccetera, sono tutti la stessa lingua, che però si è rifranta e differenziata in un modo privo di convincenti paralleli. Bene, tutto questo avviene sotto i nostri occhi, avviene nei testi, nelle storie che mi è capitato di inseguire in queste pagine. C'è un ulteriore elemento che vorrei aggiungere a questo invito ad Europa Romanza, ed è un elemento immediatamente legato a quello che ho appena detto, cioè filologia romanza, l'idea che la centralità sia quella tradizionalmente concessa allo studio dei testi letterari, ma c'è una declinazione che è stata introdotta in Italia con questa etichetta, l'etichetta è quella di filologia mercantile, che è stata introdotta e sollecitata in Italia
da un filologo di cui io sono allievo, che si chiama Alfredo Stussi, e che appunto alcuni decenni fa produsse un lavoro con questo titolo, che mise appunto, po portò l'attenzione sull'importanza dei testi mercantili. Perché la cultura mercantile in Europa durante il Medioevo è non solo quella che da cui di fatto esce una parte cospicua della stessa letteratura di cui parlavamo, perché molta parte della letteratura medievale è prodotta da mercanti o per mercanti o comunque nell'ambito della mercatura. Ma poi c'è appunto questa enorme produzione scritta a cui i mercanti danno luogo per i loro affari, va bene? E che da molto tempo, per esempio, gli storici dell'economia hanno imparato a sfruttare, perché dà informazioni fondamentali appunto su come funzionassero il commercio, la moneta, gli scambi, gli elementi appunto legati alla storia economica. Da qualche tempo anche i giuristi se ne stanno occupando sempre di più, appunto perché anche i costumi giuridici dell'Europa medievale sono illuminati con notevole forza dalla documentazione mercantile, ma anche i filologi, anzi, forse diciamo, insieme a quelli che ho menzionato, necessariamente anche i filologi, devono occuparsene, perché i testi mercantili sono testi che, in quanto testi, richiedono comunque un'attenzione filologica, cioè l'attenzione di chi è abituato a considerare i testi come testimonianze linguistiche da restituire e da interpretare, da leggere nella loro, se volete, nella loro superficie, cioè per quello che dicono letteralmente, che non è sempre così ovvio e immediato. Questo primo trattamento, che è necessariamente preventivo a qualsiasi ulteriore trattamento per qualsiasi testo, è quello che dà il filologo. Il filologo entra in archivio e si imbatte inevitabilmente nel mercante. Dall'incontro tra il filologo e il mercante, beh, escono storie che in alcuni casi travalicano di gran lunga i piccoli affarucci del cabotaggio mercantile. Quello che mi ha colpito e che in qualche modo mi ha indotto a scrivere questo libro è la constatazione che, oltre agli affari che insomma in sé hanno poco interesse, passati 5, 6, 700 anni, oltre agli affari, ai piccoli affari economici di cui si parla in questi documenti, beh, spesso tra le maglie di questi testi emergono vicende familiari, vicende sociali, vicende di donne, di uomini, vicende anche per esempio religiose, insomma, vicende che hanno una portata, un'ampiezza e anche un'attualità molto maggiori di quanto si potrebbe credere. In un certo senso, il compito del filologo mercantile è far capire che anche in un carteggio, un apparentemente grigio e, come dire, noioso carteggio tra mercanti medievali, ci sono nascoste schegge di vita e di cultura europea, non meno interessanti di quelle che si possono ricavare da testi più istituzionalmente adibiti a quest'uso. Ecco, queste sono fondamentalmente le ragioni che mi hanno indotto a scrivere Europa Romanza e a farne una sorta di continuazione di un libro che avevo pubblicato un paio d'anni fa, che si chiamava Il caos e l'ordine, le lingue romanze nella storia della cultura europea, in cui avevo cercato di far dialogare sempre appunto la disciplina di cui mi occupo, cioè la romanistica, la linguistica, la filologia romanza, con un altro versante della cultura europea, cioè la linguistica teorica, la linguistica tout court, lo studio delle lingue in quanto lingue, che naturalmente dalla specola della Romania si osserva in maniera molto, molto suggestiva. Ecco, con quest'altro libro invece ho cercato di andare più verso i testi e la storia, la concretezza anche materiale di testi di cui adesso vi mostro anche una piccola galleria che avevo preparato, di testi che possono essere, vediamo se la mia perizia
Ecco, che possono essere appunto pergamene come quelle di cui parlavo poco fa di Guglielma Venier. Questa è una delle pergamene della donna veneto provenzale di cui vi parlavo prima, con un disegno che probabilmente lei stessa traccia, questo non ne siamo, possiamo esserne sicuri perché non è firmato, ma probabilmente è sempre lei che disegna questa nave accanto alle sue annotazioni, o quelle ad un resoconto di un atto di un episodio di pirateria avvenuto alla metà del 300 in acque, oggi diremmo in acque territoriali turche, ma allora non si chiamavano così naturalmente, nel mare Egeo. Scritto da uno scrivano di bordo siciliano, e questo testo è finito a Venezia. Oppure, appunto, le lettere del mercante Bondi de Yosef, di cui parlavo poco fa, questo mercante ebreo di stanza ad Arles, in Provenza, ma attivo tra la Toscana e la Provenza, appunto, alla fine del 300. Questo è il verso della stessa lettera, scusate. Oppure, questo ovviamente non è un testo pratico, non è un testo d'archivio, questo è un lussuosissimo codice contenente il volgarizzamento, un volgarizzamento valenciano, cioè diciamo linguisticamente catalano, di Valerio Massimo, scritto dalla stessa persona che però, come ho potuto dimostrarlo, nella vita faceva anche il mercante di formaggi e di altri generi assai meno nobili. E di cui si è conservato appunto un carteggio linguisticamente interessantissimo. Era un personaggio capace di scrivere in un italiano zeppo di elementi catalani che mi sono divertito a, così, a indagare. Non riesco ad avanzare, ecco, avanzare ordinatamente. Questo è un testamento, vi parlavo prima dei testamenti, è il testamento di una donna vissuta a York all'inizio del 400, in quella fase della storia inglese in cui inglese e francese di fatto convivevano nella parte alta della società britannica. E questo è il registro cancelleresco di Friburgo in Svizzera, di cui vi parlavo poco fa. E questa è una lettera che riguarda le stesse vicende friburghesi dell'inizio del 400, ed è una lettera in cui un orologiaio svizzero, che realizzava non orologi da polso, che credo non esistessero all'epoca, ma orologi da campanile, naturalmente, però sempre orologiai svizzeri erano, reclama il pagamento della sua prestazione, poveretta, aveva qualche problema nel recuperare quello che gli era dovuto. E infine, beh, questo appunto è quello di cui non vi ho parlato, l'episodio fuori Medioevo del libro, incentrato su un personaggio appunto famoso di cui non vi dirò il nome, forse qualcuno riuscirà a leggerlo in questa riproduzione. È un famoso musicista della fine del Cinquecento, che appunto però rappresenta una sorta di fuori programma, ma di questo libro non vi voglio raccontare tutto, anche perché sicuramente vi ho già sufficientemente tediato con quello che ho raccontato fino a questo momento. Vi ringrazio per l'attenzione e spero potrete apprezzare con maggiore dettaglio nelle pagine di Europa Romanza le vicende che vi ho sommariamente raccontato. Davvero interessante, è una materia complessa, mi ha sempre affascinato, ma me ne sono tenuto ben distante perché non avrei gli strumenti per poterla affrontare, ma che è testimonianza di una molteplicità di forme, di linguaggi, di modi di esprimersi che continua a cambiare e che continua a cambiare ancora oggi nel tempo, no? Perché il linguaggio è qualcosa che non rimane mai uguale a se stesso. E poterlo interrogare come fa lei con gli strumenti del mestiere è qualcosa che mi ha sempre davvero affascinato tanto. Ed è un modo per avvicinarsi al passato molto diverso da quello di un saggio ai quali siamo abituati. Quindi io sono molto contento di averla avuta con noi, che lei abbia potuto accettare il nostro invito. Ne approfitto per ricordare il titolo del saggio, che è Europa Romanza, sette storie linguistiche, pubblicato da Giulio Einaudi da pochissimo, 238 pagine per 25 euro, una spesa assolutamente
sostenibile e consigliabile, e quindi le rinnovo ancora tutti i miei ringraziamenti e spero che un giorno potremo anche poter presentare il Parlarne software in presenza, in certamente. presenza con la gente che interloquisce, che vivacizza uno strumento peraltro comodissimo, perché senza questa possibilità non avremmo nemmeno l'opportunità di promuovere questi lavori, però non è la stessa cosa. Beh. Quindi ancora grazie Grazie a lei. e a presto, e compratevi il libro. Io ricordo anche a tutti i nostri videoascoltatori di continuare a seguirci sul nostro sito, che è www.italiamedievale.org, dove troverete tutte le video presentazioni che abbiamo realizzato in questo. Complimenti per la vitalità della vostra associazione, vedo che avete una galleria ricchissima Beh, di sì. interventi, sono onorato di poterla arricchire in questo modo. Grazie. Purtroppo, ripeto, prima riuscivamo a farle quasi tutte in presenza, e il video era casomai la Certo. testimonianza. Beh, ma è un'esperienza che conosciamo tutti, che stiamo condividendo dolorosamente tutti. Speriamo ancora per poco, dai. Va bene, Grazie. grazie ancora, eh. Grazie ancora. Grazie a lei.